Buongiorno a tutti da Marcello Bugnoli di Quantirica Algorithmic Trading. In questo tutorial andremo a vedere come avviare la piattaforma di analisi dei volumi Ticker Explorer. Per prima cosa bisogna disporre della piattaforma Ticker Explorer aggiornata alla sua ultima versione, nonché bisogna disporre delle credenziali fornite a Banca Sella per l'accesso ai mercati in tempo reale. Ad installazione avvenuta, fare doppio clic sull'icona presente sul desktop e inserire il nome utente e la password forniti da Quantirica Algorithmic Trading. A login avvenuta, verrà resa possibile l'inserimento delle relative username e password fornite a Banca Sella. In questo caso il codice si inserisce il PIN. Si inserisce la data di nascita e si inserisce il relativo token. E si clicca su Login. A login avvenuta, se la login è avvenuta correttamente, Ticker Explorer chiederà l'aggiornamento dei dati di login. Cliccando su Sì, la piattaforma si ricorderà al prossimo avvio i vostri dati di login. Durante l'avvio della piattaforma apparirà una finestra relativa al caricamento delle risorse. Questa è un'operazione necessaria al fine di rendere possibile la costruzione di tutte le liste degli strumenti presenti nella piattaforma. Per avviare e per visualizzare i primi mercati direttamente dal Control Center di Ticker Explorer è sufficiente andare sul menu File, Aggiungi e selezionare per esempio la lista Italia 40. Appena la lista Italia 40 viene aggiunta, verrà visualizzato MTA 2.40 strumenti. Cliccando sulla freccettina di espansione, verranno visualizzati tutti gli strumenti. Per abilitare uno strumento è necessario cliccare sul pulsante Abilita. In questo caso andiamo ad abilitare per esempio lo strumento ENI. Nel momento in cui lo strumento viene abilitato, il pulsante Abilita diventa di colore verde ed è possibile aprire il grafico. A questo punto si apre il grafico attraverso il pulsante Grafico. Medesima cosa per aprire altri grafici. Sia che siano dello stesso strumento che di altri strumenti, è possibile selezionare nuovamente grafico se si vuole aprire più di un grafico per lo stesso strumento, oppure è possibile andare a creare una nuova lista di strumenti o abilitare altri strumenti. In questo caso, dal menu File aggiungi per esempio Eurex. Selezionando Eurex si può abilitare qualsiasi tipo di strumento presente nell'informativa Eurex. In questo caso andiamo ad abilitare il DAX. Clicchiamo anche qui Abilita e cliccando su Grafico si aprirà il grafico relativo allo strumento abilitato. Grazie per aver partecipato a questo tutorial, vi rimando alla seconda parte con le principali caratteristiche grafiche della piattaforma di analisi dei volumi Ticker Explorer.